La contemporaneità, conoscerla per insegnarla. Non è solo il titolo di questo ebook che raccoglie una serie di interventi di importanti relatori, filosofi, letterati, scienziati, giuristi, economisti, ma è anche il titolo di un corso di formazione promosso da DS Lombardia lo scorso anno. Qual è stata la ragione di questa proposta? Qual è stata la sfida lanciata da alcuni insegnanti e accolta positivamente da oltre un centinaio di docenti, il numero appunto dei partecipanti al corso? La sfida è stata quella di interrogarsi su che cosa sia la contemporaneità, sulla possibilità o meno di provare a trovare delle linee interpretative fondamentali per cercare di superare quella lontananza tra scuola e presente spesso sentita dagli studenti come incolmabile. In altri termini, si è voluto provare a superare quella tentazione alla quale sono soggetti a volte gli insegnanti di rifugiarsi in modo un po' archeologico, potremmo dire, nel passato, a volte per comodità, più spesso per mancanza di conoscenze appunto del mondo contemporaneo. Come potrete capire meglio attraverso questo ebook, si è tentato di fare ciò entrando nel vivo di quelli che sono i nodi cruciali dal punto di vista culturali dell'epoca che stiamo vivendo. Quegli aspetti che potremmo dire essere le sfide epocali senza le quali non è possibile insegnare nessuna disciplina, senza comprendere le caratteristiche e gli aspetti di queste sfide diventa appunto difficile insegnare la storia, la filosofia, la letteratura, ma le stesse scienze sperimentali piuttosto che le scienze naturali. Nel merito, quali sono state queste sfide che abbiamo preso in considerazione? La prima sfida è stata quella dei problemi posti dai nuovi orizzonti della scienza. Il suo rapporto con la tecnica, il significato di parole come naturale e artificiale, e gli interventi dei relatori che hanno svolto la loro riflessione su questo tema hanno sicuramente dato un contributo fondamentale per fare chiarezza sul significato di alcuni termini, favorendo così una concezione della scienza che evita di cadere in quelle letture acritiche che la esaltano oppure al contrario la demonizzano. La seconda sfida affrontata è stata quella delle questioni inerenti il tema sempre più urgente dei diritti dell'uomo. Esistono o non esistono dei limiti alla proliferazione degli stessi diritti umani? Come evitare che la stessa rivendicazione dei diritti, in un passato recente proclamati contro le ideologie totalitarie del XX secolo a difesa dell'umano, non diventino oggi la base di una nuova ideologia che sarebbe come tale ugualmente disumana? La terza sfida che è stata presa in considerazione è stata quella della globalizzazione nei suoi aspetti economici e linguistici. La riflessione ha suggerito un'ipotesi di lettura molto interessante, ovvero che non esiste un unico modo di intendere la globalizzazione, ma diverse possibilità. Certamente la globalizzazione può diventare omologante, può portare a sacrificare differenze e identità, ma al contrario può essere anche un'occasione per queste, per le identità, le differenze, di arricchirsi sempre più dal continuo rapporto e confronto con gli altri. Inoltre, come ultima e quarta sfida che abbiamo preso in considerazione, come non occuparsi della contemporaneità da un punto di vista artistico-letterario? La riflessione dei relatori intervenuti ha permesso di mettere in chiaro come soltanto superando un certo riduzionismo che tende a concepire il contemporaneo con il presente è possibile andare oltre una certa rigidità di schemi e modelli con cui spesso le programmazioni degli insegnanti sono fatte. Come si può facilmente capire dalle tante suggestioni offerte dagli interventi che sono raccolti in questo ebook, risulta utile e fondamentale continuare questo lavoro, continuare ad approfondire questo tema. Per questo DS Lombardia ha deciso non solo di pubblicare questo volume, ma anche di dare vita a una terza edizione.
con il titolo La contemporaneità, le nostre radici e la comprensione del presente per raccontarlo alle nuove generazioni. Ancora una volta un percorso che mette a tema la contemporaneità e le sue sfide per aiutarci a stare di fronte in modo sempre più consapevole a quella che Papa Francesco ha chiamato un cambiamento d'epoca. Il nuovo corso sulla contemporaneità, dal titolo Le nostre radici e la comprensione del presente per raccontarle alle nuove generazioni, prende vita dalle domande che il complicato rapporto tra l'uomo e il suo futuro pone. Nel cambiamento d'epoca in cui ci troviamo, cos'è rimasto di irriducibilmente umano? Nel futuro che stiamo costruendo vertiginosamente, ma che al tempo stesso fatichiamo a intravedere, cosa resterà dell'uomo? Oggigiorno, perché facciamo così fatica a immaginare il nostro futuro? Il nuovo corso di IDS sulla contemporaneità si articola in 6 incontri tenuti da docenti universitari che collaborano con IDS Lombardia ormai da molti anni e toccherà i principali ambiti del sapere umano. I primi 2 incontri, che si muoveranno nell'ambito tecnico-scientifico, vedranno partecipare il professor Francesco Botturi, che si occuperà del rapporto tra uomo e tecnica e delle sue implicazioni morali. Il professor Carlo Soave rifletterà invece sulla genetica e sullo sviluppo tecnologico applicato alla medicina. Infine, affronteremo la questione sempre più importante nell'ambito scientifico contemporaneo delle intelligenze artificiali con il professor Samir Swais. Il terzo incontro, con un giudice e il professor Lorenzo Ornaghi, indagherà il sottile rapporto tra fare una norma e applicarla, ovvero il rapporto tra politica e diritto. Nell'ambito economico-politico, il quarto incontro verterà sulla globalizzazione e il suo complicato rapporto con l'economia mondiale. Il professor Simone Beretta non solo ci aiuterà a comprendere meglio il rapporto globalizzazione-economia, ma offrirà dei nuovi spunti di riflessione su come questo rapporto può incidere sul concetto di sovranità. Nel quinto incontro, quello in ambito più letterario e artistico, Davide Rondoni, autore di libri di poesie, rifletterà sulle esperienze contemporanee di poesie e letterature. A concludere il corso ci sarà un sesto incontro che offrirà spunti di riflessione su un problema che sta emergendo nella scuola, ovvero quello dell'utilità e dell'attualità dello studio di materie classiche. I professori Guido Milanesi e Marco Bersanelli ci aiuteranno a capire l'importanza del concetto di classicità e il rapporto tra ambito umanistico e scientifico. Anche quest'anno IDS Lombardia ha voluto progettare un corso che non solo tenterà di dare risposte alle sfide che la contemporaneità ci propone, ma che offrirà nuovi spunti di riflessione e fornirà a studenti e docenti di un approccio più consapevole ai problemi della contemporaneità. Tutte le informazioni tecniche riguardo alle date, agli orari e alla sede del corso saranno disponibili sul sito di IDS Lombardia www.idslombardia.it. Il corso è rivolto ai soli soci di IDS e ha un costo di 30 euro. Qualora non si fosse soci, sarà possibile pagare insieme al corso anche la quota di associazione di 35 euro, 15 euro per i precari. Per tutte le informazioni potete mandare una mail a segreteria@idslombardia.it oppure chiamarci direttamente in ufficio chiedendo di me, Irene Ronca.